realtà il mio intervento sarà particolarmente succinto per delle ragioni, perché è intanto perché credo che sia il caso di concedere ai molti che si stanno affollando, per così dire, nella nostra platea virtuale, di poter ascoltare senza troppi ritardi la relazione, che do per scontato sarà particolarmente interessante e convincente, del professor Marfè, ma anche perché la natura del tema previsto per oggi rende altamente probabile che lo svolgimento stesso della relazione, che pure in realtà identifica un bersaglio shakespeariano, comporterà anche l'illustrazione di molti tratti della fisionomia intellettuale, delle proposte metodologiche che in qualche modo si legano al nome di Northrop Frye. Per ciò che mi riguarda, vorrei casomai spendere veramente pochissimi minuti per situare il riferimento a Frye all'interno della costellazione di questioni che stiamo progressivamente allestendo nella sequenza dei nostri incontri. Perché per molti versi si potrebbe dire che con Northrop Frye siamo senz'altro, in un certo senso, al centro della tematica archetipica, così come questa si manifesta, come possiamo dire, nella forma della promessa di una sorta di scienza, nel senso antico dell'espressione, di figure profonde della immaginazione umana. Northrop Frye è un personaggio che probabilmente all'epoca in cui io avevo l'età degli studenti che ci stanno ora ascoltando sarebbe stato considerato, come possiamo dire, una delle proposte aggiornate provenienti da oltre Manica e, per meglio dire, oltre Atlantico. Nel corso degli ultimi decenni credo di poter dire che l'interesse per il personaggio, nel contesto italiano quantomeno, si è per molti versi sopito. Ciò che in linea di principio, come si sa, non sta mai necessariamente ad indicare, come possiamo dire, un demerito del personaggio. E come tutti sappiamo, in qualche modo, l'inattualità porta con sé costantemente, come possiamo dire, il pungiglione di una paradossale maggior attualità, di una paradossale capacità di rompere, come possiamo dire, il tessuto narcotizzante dei temi ritenuti attuali e nell'attualità, un'attualità molto cronachistica, inaggirabili. Ora, in realtà, il nome di Northrop Frye credo che per molti, come possiamo dire, istituisce come il rinvio a una sorta di clima anglosassone, come possiamo dire, sostenuto da un pilastro britannico, oxoniense cantabrigense, e uno essenzialmente statunitense, ma ben radicato nel New England. Insomma, quello, cioè, in altri termini, che in un certo senso associa nomi come quelli di Thomas Stearns Eliot, della sua ispiratrice in Westland, Jesse Weston, ma anche personaggi come Lewis o addirittura, perché no, come Tolkien in definitiva, no? Come possiamo dire, un mondo anglosassone dove sostanzialmente allineano progetti di rappresentazione, per così dire, autonoma, ad un tempo stesso sistematica, ma essenzialmente dominata da preoccupazioni poetiche, morali, speculative, tutt'altro che scientiste, di quella che potremmo dire per noi la Repubblica delle Lettere, e che nella loro prospettiva è, come possiamo dire, la letteratura come grande dimensione rilevante da un punto di vista antropologico-culturale. Si tratta, in maniera diversissima, di prospettive che hanno un po' queste caratteristiche, sono caratteristiche esteriori, ma le rendono
più immediatamente riconoscibili. La tendenza a concepire le figure fondamentali, i modi, i gesti fondamentali dell'esperienza letteraria come radicati in una profondità temporale che in un certo senso buca la dimensione storica, e sotto questo profilo in qualche modo già si rende evidente la forza suggestiva dell'apporto psicanalitico nella sua declinazione junghiana. Nello stesso tempo, come possiamo dire, questa atemporalità consente anche la costruzione di una sorta di mondo separato che è il mondo della letteratura. Eppure, in realtà, questa sorta di castello d'Atlante o di Xanadu, che in qualche modo sembra, per così dire, ritrarre la separatezza autoreferenziale di un ambiente accademico che potete immaginare o a Oxford o alla Columbia o a Princeton o a Yale, in definitiva, in realtà si radica in maniera diversa ovviamente da quella che potrebbe essere una critica militante o un'immaginazione di tipo storicistico, in una percezione in realtà fortissima di uno snodo temporale al cuore della modernità. In un certo senso anche Fry potremmo in qualche modo collocarlo in una linea che da Fraser fino sostanzialmente a episodi più recenti, successivi anche a lui, soprattutto nell'ambito anglofono, penso pass pro toto a un personaggio che qualche rapporto con Fry ce l'ebbe, cioè Harold Bloom, in definitiva, hanno in un certo senso proposto, come possiamo dire, un'immagine ad un tempo stesso separata della letteratura, ma nella sua separatezza, capace in un certo senso di lanciare dei segnali acuminati sulla congiuntura complessiva della vicenda storica, della vicenda umana in quanto tale. Ovviamente nel caso di Fry, come nel caso di molti degli altri che abbiamo citato, ci troviamo di fronte proprio per questo a una sorta di doppia tendenza, le due peraltro si intrecciano molto bene. Una, quella essenzialmente a privilegiare il dialogo con la poesia e la letteratura in lingua inglese, ovviamente. L'altra, a fare di questa grande, di questo grande sforzo sistematico di organizzazione complessiva dei modi propri della invenzione letteraria e del mondo che essa crea, una sorta anche di grande occasione per un rapporto quasi enciclopedico con le tradizioni letterarie più diverse. Colte in qualche modo, questo è un altro aspetto di particolare interesse e che ci riporta a molti luoghi interessantissimi del pensiero novecentesco, come possiamo dire, a quella giuntura difficile da governare in cui la letteratura e l'arte in genere sembrano riaprire il problema dei loro rapporti con delle dimensioni come quelle della religione, del mito, del rituale, delle liturgie. Ora, Northrop Frye è canadese e quindi non mi dispiace, in qualche modo è un vezzo, se volete, retorico, chiudere ricordando le battute di un altro grande canadese, che era Glenn Gould, grandissimo musicista, grandissimo pianista, ma anche saggista acutissimo, il quale in una sorta di irresistibile autointervista, in cui appunto intervistava se stesso,
metteva in evidenza una cosa, forse a valle di una vicenda moderna che ha esaltato la separatezza e l'autonomia della dimensione estetica, forse proprio in alcune grandi momenti di invenzione artistica e letteraria, emerge invece quell'intreccio difficile da destricare tra i gesti della letteratura, i gesti della poesia, i gesti stessi del pensiero filosofico per tanti versi, e una dimensione come quella del rito, come quella del mito, che originariamente non avrebbe probabilmente consentito di concepire la dimensione dell'arte come una dimensione autonoma e nello stesso tempo depotenziata dalla sua propria autonomia. Ecco, per tanti versi, autori come pensatori come Northrop Frye, per un verso, ci ripropongono il tema di una considerazione puramente letteraria della letteratura, e in questo itinerario, per tanti versi, implicano una sorta di sommessa, ma tutt'altro che disarmata, meditazione filosofica, morale, a volte anche religiosa. Grazie. Bene. Luigi, a te. Sì, ecco. Se volete, io comincio a proiettare intanto delle slide che faranno un po' così da guida alle cose che diremo. Vediamo se riesco. Ecco qua. Benissimo. Allora, tanto grazie a tutti gli organizzatori dell'invito e ad Adone, insomma, anche per questa presentazione. E in un ciclo di seminari sugli archetipi non poteva mancare un incontro su Frye, che è appunto il critico che forse più di ogni altro ha esplorato le possibilità di una critica letteraria basata proprio su questa nozione. Frye è stato tra gli studiosi più influenti della sua generazione, ma nello stesso tempo una figura appartata e mai appieno compresa, in parte per le asperità della sua opera, e vedremo oggi alcune di queste asperità, in parte per la distanza che ha sempre mantenuto nei confronti delle mode del momento, come appunto diceva Adone un attimo fa. Con modestia Frye sosteneva di non essere stato altro che un undergraduate teacher, un professore di studenti ai primi anni, quando invece fu presto oggetto di una vera e propria Frye-dolatry, no? come è stata definita, tra gli allievi e i colleghi, soprattutto per i suoi studi su Bibbia e letteratura. Qua vedete una statua che recentemente gli è stata dedicata davanti alla biblioteca del paese dove è nato. E non esattamente una cosa comune, no? Per un critico letterario. La prospettiva critica di Frye contemperava l'esigenza di un saldo ancoraggio alla tradizione letteraria con uno slancio spericolato per la formulazione di nuove ipotesi teoriche e per la sperimentazione critica. In un tempo in cui il campo della teoria letteraria era segnato da contrapposizioni molto nette, questo doppio sguardo che aveva Frye, e che ora si protendeva all'indietro, ora si proiettava in avanti, ha messo il critico in una posizione originale, non facilmente catalogabile e fuori da tutti gli schemi. Lui pure che era innamorato degli schemi e della possibilità di schematizzare.
Altrettanto poco convenzionale era la sua passione per i problemi della didattica e per tutto ciò che riguardava anche a livello istituzionale l'insegnamento della letteratura, di cui si occupò anche per commissioni governative del suo paese legate alla definizione di metodi, di programmi, alla scuola e all'università. Tra gli autori di cui Frey si è occupato con più insistenza vanno ricordati in primo luogo William Blake e i poeti romantici, poi Shakespeare e la tradizione del romance, Barton e il trattato sulla malinconia, la poesia di Milton, Eliot e gli autori modernisti, e poi più in generale l'immagine biblica quale grammatica di archetipi letterari, come si può leggere in libri come The Great Code e Words with Power. Frey esordì però con un altro volume molto particolare, che è Fearful Symmetry, Agghiacciante simmetria del 47, poi rivisto nel 69, che è un'analisi dell'opera di Blake, un autore allora poco esplorato, la cui visione poetica era spiegata mediante complesse simmetrie di immagini. La caratteristica essenziale dell'abilità artistica, scrive Frey in questo libro, è lo schema, la struttura. Una definizione che a sua volta riecheggiava un passo di Blake, secondo cui il poeta must create a system or be enslaved by another man. No? Cioè, il poeta per essere libero deve creare un sistema, altrimenti resta invischiato dentro il sistema di qualcun altro. Ecco, già in questo libro emergono alcuni tratti caratteristici del metodo critico di Frey, che si poneva in antitesi con una tendenza allora dominante negli Stati Uniti, vale a dire lo studio formale di Richards e dei cosiddetti New Critics. Frey si concentrava non tanto sul close reading, su caratteristiche formali del testo, ma su figure di pensiero archetipiche, cercando corrispondenze e schemi utili a inserire le opere in complesse architetture concettuali in grado di spiegare il funzionamento e la posizione del canone. Il libro più citato di Frey, anche se devo dire meno letto di quanto si potrebbe immaginare, è la Anatomy of Criticism, l'anatomia della critica del 57, che derivava il suo titolo proprio dall'opera di Barton, no? L'anatomia della malinconia. Se la parola anatomia nel titolo di Barton significa dissezione o analisi, il saggio di Frey intendeva allo stesso modo porre le basi di una anatomia della critica, vale a dire un esame scientifico dei suoi oggetti e procedimenti. La Anatomy di Frey si presenta così come una teoria della teoria letteraria, un'opera di metacritica, potremmo dire, volta a fondare l'autorevolezza della critica e a costituirla come disciplina autonoma, capace di spiegare la letteratura nel suo complesso, quale sistema estetico. No? Se la letteratura, l'arte, è una forma di creazione, in qualche modo analoga alla creazione del mondo, l'anatomy in qualche modo era una nuova genesi, no? Così come la genesi descrive la creazione del mondo, l'anatomy descrive la creazione della letteratura. È un obiettivo smisurato questo, no? Un obiettivo ambiziosissimo, un obiettivo, vedremo, passibile anche di qualche deragliamento. Certamente però ci mostra il talento critico di Frey all'opera su concetti e categorie come un poeta farebbe con le parole dei suoi versi. No? Leggendo Frey noi vediamo una mente al lavoro. E vale per lui quello che scriveva, che egli stesso ha scritto di Barton. Avendo a che fare con temi e tendenze intellettuali, l'anatomista mostra la sua esuberanza, accumulando un'enorme massa di erudizione sul proprio tema. E questo è quello che ci rende anche ancora oggi così bello leggere Frey. A lungo i libri di Frey, così densi di tavole e tassonomie, sono stati accostati a quelli dello strutturalismo europeo. Però c'è una differenza profonda, no? Anche se Frey utilizza spesso la parola struttura, ma il suo sistema non derivava dalla linguistica né si concentrò mai sulle ricorrenze stilistiche. Traeva piuttosto la propria origine
dall'antropologia culturale, no? Quel Fraser di cui appunto parlava Adone. La ricerca degli archetipi, scrive Fry in un altro libro che è Fables of Identity, è una sorta di antropologia letteraria, interessata al modo in cui la letteratura viene informata da categorie preletterarie, quali il rituale, il mito, il folktale. La convinzione di Fry era che la letteratura riproponesse delle strutture narrative ostinatamente resistenti al tempo. E proprio The Starborn Structure, l'ostinata struttura, è il titolo di un altro suo saggio, che avevano un'origine antichissima, si perdevano nella mitologia classica, nell'epica biblica, nella narrativa folclorica. La narrazione letteraria deriverebbe in questo senso da un ampio patrimonio di storie ricorrenti o miti che un tempo erano servite all'uomo come strumento conoscitivo e poi, senza più valenza religiosa, sarebbero diventate occasione di racconto. Nello stesso anno, esattamente lo stesso anno, in cui Roland Barthes di Mitologie, Miti d'Oggi, rifletteva sul significato mistificatorio della mitologia, sul carattere di finzione della mitologia, Fry aveva una prospettiva totalmente opposta, cioè ne affermava la profonda verità. E ci dice la critica archetipica riguarda prima di tutto la letteratura come fatto sociale, come forma comunicativa. E questa è la sua eredità dal mito, in sostanza. Ma veniamo agli archetipi. I miti si configurano per Fry intorno appunto a una serie di archetipi, quali unità minime di significato, di origine rituale o formulaica, che informano di sé le storie e ne garantiscono la capacità di colpire l'immaginario e durare nel tempo. Fry fa riferimento agli archetipi fin dal saggio su Blake, anche se da un'opera all'altra le definizioni cambiano leggermente. Mentre in Fearful Symmetry l'archetipo è un simbolo, di solito un'immagine che ricorre con frequenza sufficiente per essere riconosciuto come un elemento dell'esperienza letteraria nel suo complesso, e qua è interessante la questione dell'esperienza letteraria, quindi anche il riferimento alla ricezione, potremmo dire, in Fables of Identity si distingue tra archetipi di immagine e archetipi di genere, sono già tutta un'altra cosa, e soprattutto si sottolinea che la questione delle immagini ripetute non può essere ridotta a una questione relativa all'immaginario del singolo autore, ma pone un grande problema alla critica letteraria, un problema che egli pensava di poter risolvere proprio con la critica archetipica. In altri contesti, Fry parlò degli archetipi come di interconnessioni di miti e di metafore ricorrenti e convenzionali. E nell'anatomia della critica definisce l'archetipo come, ancora una volta, un'immagine ricorrente o un simbolo che collega una poesia ad altre poesie e serve a unificare e integrare la nostra esperienza letteraria. Vedete quindi di nuovo il riferimento all'esperienza letteraria nel suo complesso. Per fare dunque, possiamo dire, l'archetipo coinvolge elementi che sono sia concettuali sia visuali e in ambito narrativo tende a configurarsi intorno a dei personaggi e poi alla loro parabola diegetica, no? In un passo di un altro dei suoi saggi più noti, che è La scrittura secolare, Fry cita a questo proposito un racconto di Borges, forse il più crudele dello scrittore argentino, vale a dire L'Evangelio según Marcos, in cui Borges sosteneva che tutte le storie inventate dell'uomo sarebbero riconducibili a due: la morte di un dio in croce e il ritorno dell'eroe da un viaggio per mare, quindi la Bibbia e l'Odissea. E tutte le altre storie sarebbero la ripetizione di queste. Nel racconto, Borges ci narra la storia di un giovane che va a studiare in campagna presso una famiglia di fattori, cui a tempo perso spiega le scritture. Di nascosto, poi a un certo punto, il giovane ha una relazione con la figlia del fattore, ma è scoperto dai fratelli di lei, che però invece di chiedergli conto dell'accaduto, dell'ospitalità tradita, eccetera, eccetera, gli fanno una domanda teologica.
gli chiedono se i torturatori di Cristo sono o meno finiti all'inferno. E lo sprovveduto, senza riflettere, risponde di no, perché Dio è misericordioso, perdona tutti. Solo che il giorno dopo viene crocifisso da quei bruti che dall'eterno ritorno dell'uguale deducono la propria impunità o perlomeno il fatto che sarebbero poi stati perdonati di quel crimine, no? Visto che la storia dell'uomo si ripete, no? Continuamente dall'uno all'altro. Ecco, in altri passaggi della sua opera, Borges, secondo cui la teologia era la prima forma di letteratura fantastica, ha scritto che le fonti da cui scaturiscono tutte le storie non sarebbero due ma quattro, aggiungendo l'Iliade e le Mille e una Notte, e a più riprese, in Finzioni, nell'Aleph, ci dice che la storia di ogni uomo ripete quella dell'unico uomo, sia Adamo, Cristo o Ulisse, con riferimento naturalmente al Bloom di Joyce. E in una poesia di Elogio della Sombra, Elogio dell'Ombra, intitolata appunto James Joyce, Borges scrisse che in un giorno dell'uomo stanno i giorni e il tempo, no? In un dia dell'ombra e stanno los dias del tempo. E entre l'alba e la noce e sta la storia universale. In un solo giorno c'è tutta la storia dell'universo. Ecco, questa concezione del tempo ciclico di ascendenza modernista lega Frey a Borges, ma ancora di più ce lo lega a un altro autore che è Eliot. No? E così come Borges con Joyce, Frey sentiva una certa distanza da Eliot e dalle sue convinzioni politiche e religiose, ma nello stesso tempo ne riconosceva la grandezza e l'ineludibilità della sua opera. Per spiegare la ricorsività degli archetipi, Frey citava così i quattro quartetti, no? Ci dice la realtà vera è oltre il tempo, ma vi si può attingere solo attraverso un processo che si sviluppa nel tempo. Come ha scritto Eliot, è solo col tempo che il tempo viene conquistato. Per Frey, dunque, i miti vivono molte vite. Se all'inizio servivano all'uomo per dar forma al suo desiderio di trascendenza e comprensione del mistero, nel tempo poi si secolarizzano fino a diventare occasione di esperienza estetica. In un caso come nell'altro, tuttavia, la struttura narrativa rimane simile, fondata come su archetipi di lunga durata che attraverso il tempo incarnano un Nachleben che li rende riconoscibili. Per spiegare il polimorfismo dell'archetipo, no? Cioè la compresenza, come dicevo, di elementi concettuali, di elementi visuali e anche di elementi narrativi, cioè si sofferma sulla molteplicità dell'essenza del mito, no? Soprattutto su due caratteristiche del mito. Il mito, ci dice, è la combinazione archetipica di rito ed epifania, che sono le forme originali di narrazione e significato, le strutture costanti della letteratura sotto il profilo temporale e spaziale. Al di là di rito ed epifania si è il mondo puro, che qui invece è diviso in mondo dell'esperienza e mondo del sogno. Dunque, da una parte c'è la narrazione che deriva dal rito e dall'altra parte c'è l'immaginario oracolare. E queste due sono due possibili schematizzazioni dell'archetipo, due possibili modalità dell'archetipo. Cioè, da una parte l'aspetto narrativo, che si configura, secondo Frey, principalmente con la ricerca dell'eroe, la ricerca del personaggio, quindi la sua conquista dell'esperienza, e dall'altra parte le immagini archetipe, che corrispondono al mondo del sogno. Allora, come si legge in Fables of Identity, possiamo dire che il mito è il potere informatore centrale che dà significato archetipo al rituale e narrazione archetipa all'oracolo. Quindi il mito è l'archetipo, no? Sono due termini che in qualche modo potremmo considerare sostituibili, analoghi, anche se forse è più semplice, più conveniente dire mito quando ci si riferisce al primo di queste modalità, no? Che ho detto prima, vale a dire l'aspetto narrativo, e archetipo quando si parla di significato, no? Quindi il mito sarebbe lo sviluppo nel tempo della storia, il mondo dell'esperienza, la ricerca dell'eroe, e l'archetipo invece è il mondo del sogno, l'immagine. Certamente però, in un caso come nell'altro, la rielaborazione del mito implica una dialettica di unità e differenza, di permanenza e impermanenza. Se ci sono studiosi che hanno prestato maggiore attenzione alle ragioni del mutamento, Frey invece è quello che più si è interrogato
sulle forme della permanenza, che sono appunto gli archetipi e che sottraggono i miti alla distruzione del tempo. Deriva da ciò quella sensazione di profonda sincronia che dà la lettura delle opere di Frey, capace di accostare nella stessa pagina la Bibbia, le saghe nordiche, il teatro greco, Shakespeare, la poesia romantica. Lo studio dell'immaginario rivela, a suo parere, una sorprendente omogeneità diacronica. E allora la prospettiva passa dall'antropologia culturale, dalla storia comparata delle religioni, allo studio della psiche. E a un certo punto di Phoebus of Identity noi leggiamo questa riflessione, no, di Frey. Qui ci cominciamo a chiedere se non possiamo considerare la letteratura non solo come una cosa che va complicandosi nel tempo, no? Quindi qualcosa da analizzare da un punto di vista diacronico, ma anche come una cosa che si va diffondendo nello spazio concettuale, partendo da un centro invisibile. E questo ci spiega come il pensiero di Frey affondi le sue radici in territori tra loro distanti, ma tutti accomunati dalla riflessione sull'archetipo, che è il crocevia di sincronia e diacronia. E se noi guardiamo le definizioni con cui egli si riferì alle opere di Frazer, di Eliade, di Jung, troviamo sempre un carattere comune, no? Parla dell'opera di Frazer come di una grammatica dell'immaginazione umana, di quella di Jung come di una grammatica del simbolismo letterario, di quella di Eliade come di una grammatica del simbolismo della religione. Questo svela il fatto che si tratti dei modelli a cui si rifà la sua critica, con cui dialoga, nell'ambito naturalmente della teoria letteraria, dal momento che di se stesso, della sua anatomy, parla di un testo teso a definire i rudimenti grammaticali dell'esperienza, dell'espressione, scusatemi, letteraria. No? Quindi è una definizione in qualche modo analoga, no? Quasi come l'appartenenza a una stessa famiglia. Ha un stesso modo di pensare l'archetipo e diciamo più in generale l'immaginario, non solo letterario. Se è vero che gli archetipi di Frey hanno una matrice più junghiana che freudiana, da Freud deriva tuttavia per analogia il concetto di displacement, che di solito è tradotto in italiano con traslazione, anche se questa traduzione può creare un po' di confusioni, perché a sua volta traslazione nell'ambito degli studi su Freud è utilizzato forse per intendere qualcosa di leggermente diverso. In Freud il termine allude, il termine che in inglese è displacement, allude a una fase del lavoro onirico secondo la quale ci sarebbe uno spostamento di espressioni astratte del pensiero onirico, il cui accesso è normalmente sbarrato dalla censura, verso espressioni invece figurate e concrete. Ecco, come vi dicevo, occorrerebbe, per essere precisi, distinguere, no, tra spostamento e transfer, ma in realtà questo qua ci interessa poco, perché la teoria di Frey reimpiega la nozione di displacement, appunto, di solito nei suoi libri tradotto in italiano come traslazione, in tutt'altro ambito, per descrivere il migrare delle storie, degli archetipi, da un contesto religioso e rituale a un contesto di tipo narrativo, secolarizzato. E allora che cos'è la traslazione di cui ci parla Frey? È quello che porta dal mito alla fiction, o meglio, ciò che vede gli archetipi mitici sopravvivere nella letteratura. Come ha scritto Frederick Jameson, la forza motrice del sistema di Frey va vista nell'idea di identità storica, la sua identificazione di modelli mitici in testi moderni mira a rafforzare il nostro senso dell'affinità tra il presente culturale della società contemporanea e il lontano passato mitico delle società tribali, e a risvegliare un senso della continuità tra la nostra vita psichica e la vita psichica dei popoli primitivi. Non bisogna credere, tuttavia, che non ci sia uno sviluppo diacronico. Al contrario, gli archetipi, questa è una cosa che Frey ripete spesso, differiscono dai segni in quanto sono dei complessi variabili. E dunque il principio della traslazione garantisce uno sviluppo storico che, potremmo dire, per certi versi, riprende, forse mi è venuto in mente anche da quello che dicevo prima di Borges, la coppia wittiana di prefigurazione e adempimento.
La traslazione del mito corrisponde, potremmo dire, a processi di secolarizzazione che ripropongono tope aneddotici, archetipi, trame narrative, ai rapporti di identità metaforica privilegiati dal mito e che corrisponderebbero in termini freudiani al principio della condensazione, si sostituisce con la secolarizzazione il nuovo paradigma del realismo e della verosimiglianza, che dei miti esplora la profondità narrativa sulla base di un principio che non è più metaforico ma metonimico, in modo da garantirne la plausibilità. Il sistema letterario che emerge da questa trasformazione è descritto nella Anatomy in quattro saggi molto densi, molto complessi, che vengono a costruire una complessa architettura concettuale, come si può vedere dalle tormentate mappe che ne sono alla base. Lo studio si fonda sull'ipotesi che, come esiste un ordine naturale dietro le scienze naturali, così la letteratura è un ordine di parole che il critico può ristabilire, definire, chiarire, delineare. E i quattro saggi prendono in considerazione quattro ambiti della critica: critica storica, critica etica, critica archetipa, critica retorica, che a loro volta hanno per oggetto nozioni differenti, i modi, i simboli, i miti, i generi. Nel terzo saggio, in particolare, Frey si concentra sulla teoria dei miti, esaminando le strutture di base, vale a dire gli archetipi, e le forme dell'immaginario ad essi connesso. La peculiarità di questa prospettiva era quella di rovesciare il rapporto tradizionale tra generi e temi, o meglio, tra generi e archetipi, facendo derivare i primi dai secondi e non il contrario, in quanto frutto del progressivo distendersi nel tempo del mito. Di questo interminabile tour de force concettuale, Frey considerò proprio il terzo saggio, cioè quello sui miti, la parte più difficile, più ardua, più difficile da rendere coerente, tanto che c'è un passo dei suoi diari in cui si legge che durante la stesura di questa parte dell'Anatomy, Frey sente di procedere in maniera faticosa, no? Ha un senso di rimanere invischiato in questioni irrisolubili, no? Dice proprio: "A feeling of wading through glue." Ecco, davanti alla complessità di questi schemi che vi ho presentato, insomma, in queste slide, io vorrei evitare di rimanere invischiato, vorrei evitare di invischiare anche voi. Una cosa, in ogni caso, che non può non colpire è l'insistenza su configurazioni quadripartite e circolari che catalogano i miti in analogia con il ciclo della natura. D'altra parte, il mito era per Frey, e qua si vede l'influenza di Frazer, insieme narrativo ed enciclopedico, e dunque tutte le importanti ricorrenze della natura a cui fa riferimento recano con sé dei rituali. Nella rappresentazione del ciclo della natura e del ciclo delle stagioni, secondo Frey, si produrrebbe una polarizzazione tra luce e tenebra che descrive la vita individuale e quella della natura. In Fables of Identity, Frey scrive: "Nel ciclo solare del giorno, nel ciclo stagionale dell'anno, nel ciclo organico della vita umana, vi è un unico modulo di significato dal quale il mito costruisce una narrazione centrale intorno a una figura che in parte è il sole, in parte è la fertilità vegetativa, in parte è un dio o un essere umano archetipo." No? Quindi da un lato c'è un discorso di tipo astronomico, da un'altra parte c'è un discorso legato al tempo e poi si arriva a un discorso che ha a che fare con la vita del singolo e la sua rappresentazione letteraria. Questi passaggi riprendono gli studi di Panofsky, la cui edizione inglese è uscita in anni vicini, su Saturno e la malinconia, no? Che attraverso delle complesse tetradi, che non abbiamo qua il tempo, come dire, di approfondire, legava però il ciclo delle stagioni alla teoria degli umori e da questo legame deduceva alcuni passaggi importanti dell'immaginario artistico della prima modernità, così come si evince ed emerge in opere quali, per esempio, l'incisione di Dürer, Melancolia 1, no?
Ecco, sarebbe bello verificare tutti i significati allegorici, no? Che Panofsky ha visto in ciascuno degli oggetti presentati in questa incisione, non abbiamo il tempo. Quello che possiamo dire è che, così come Panofsky vedeva un legame tra antiche credenze astrologiche e forme della rappresentazione artistica, allo stesso modo Frey si servì della tradizione folclorica per costruire una teoria dei generi che legava i generi letterari appunto al ciclo della natura, al ciclo delle stagioni, associando la commedia alla primavera, il romance all'estate, la tragedia all'autunno e l'ironia e la satira all'inverno. L'anello di congiunzione era l'uomo, non in carne e ossa, ma l'homo fictus, il personaggio, la cui parabola esistenziale, giocata sempre attorno a una ricerca, come diceva una quest, poteva essere descritta con le diverse fasi del ciclo della natura. La fase dell'alba, o primavera o nascita, quella dello zenit, o estate, o matrimonio o trionfo, quella del tramonto, o autunno o morte, e quella delle tenebre, o inverno o dissoluzione. Avete uno schema molto complesso, no? Che passa da un livello davvero del cosmo, no? A quello del cosmo rappresentato nella letteratura. Questa prospettiva è stata criticata aspramente da molti critici. Per esempio, William Winsap ha notato l'incoerenza di alcune di queste corrispondenze, che da uno all'altro dei suoi saggi saltano, no? Per esempio, tra l'Anatomy of Criticism e le Fables of Identity, sai, cambia il rapporto tra le stagioni e i generi, no? E non spiega il perché ha cambiato idea. Come ha scritto Remo Cesarani, che anche è stato probabilmente uno di quelli tra gli studiosi in Italia più legati all'impostazione di Frey, no? Soprattutto la sua nozione di modo letterario, possiamo dire che nel delineare le sue tavole, un po' come Mendeleev con la tavola degli elementi, Frey non riusciva a resistere a una tendenza innata verso le simmetrie e spesso dà l'impressione di essere non tanto occupato a trovare una casella del suo schema per ogni opera letteraria presa in considerazione, ma piuttosto trovare un'opera letteraria per ognuna delle caselle. Ecco, questa forse è una definizione un po' perfida, no? Però possiamo dire che è inevitabile che tassonomie come quella dell'Anatomy portino con sé delle contraddizioni. Del resto è difficile dire quanto Frey le considerasse dei modelli euristici e quanto invece aleggi su di esse una sorta di platonismo dell'archetipo, no? Ci sono entrambe le componenti. Certamente Frey insistette sempre su una lettura immanente nelle opere di questi archetipi. L'archetipo era per lui, come per Blake, immagine vivente, che si trova sempre incorporata nel sistema simbolico proprio di ogni testo letterario. Un'altra accusa mossa nei confronti di Frey, per esempio da Tsvetan Todor, come vedete in questa citazione che è proiettata nella slide, è stata quella di tenersi molto distante dallo specifico letterario e in sostanza di non offrire strumenti realmente utili all'analisi dei testi, no? Di viaggiare su un livello troppo alto per dare poi realmente delle categorie, degli strumenti utili all'analisi del singolo testo. Allora, questa osservazione in parte è vera, perché appunto è molto chiaro, l'analisi di Frey opera a livello di macrosistema, no? Però mi pare eccessivamente severa e non del tutto corretta. E allora, per questo vorrei verificarla su un testo su cui Frey è tornato a più riprese, appunto come il racconto d'inverno, no? Per vedere come tutti questi discorsi entrano poi nella sua pratica critica, e quindi dire alcune cose sull'interpretazione freiana del Winter's Tale, no? Il racconto d'inverno di Shakespeare, tra i drammi dell'ultima fase della sua produzione, caratterizzata da quella che si è soliti definire i late romances, no? Come poi anche La Tempesta, no? Che sarà un dramma uscito un anno dopo il Winter's Tale, no? Winter's Tale 1609, La Tempesta 1610.
La complessità di questi drammi, dei romances, che mescolano elementi di generi teatrali differenti, consiste in un polimorfismo che mostra la permanenza nel campo letterario proprio di quella miriade di forme narrative ancestrali, primitive, che erano l'oggetto delle indagini di Fry. Fin dal titolo, con l'associazione tra l'inverno e il racconto di storie tristi, The Winter's Tale allude alla corrispondenza tra il ciclo delle stagioni, il ciclo della natura e una teoria dei generi letterari, rappresentando perfettamente intanto l'ambiguità del romance e poi soprattutto il legame meta-artistico, meta-letterario tra generazione biologica, no? Rinascita della vita e creazione poetica. Fry si è occupato di critica shakespeariana per tutta la sua carriera, in molti libri, no? Come lo stesso Five Voices of Identity, di cui abbiamo parlato in precedenza, Another Perspective, Fools of Time, The Secular Scripture, The Myth of Deliverance e On Shakespeare. In sostanza, Shakespeare è stato il suo interlocutore privilegiato, quello che l'ha accompagnato per tutta la sua produzione critica. L'obiettivo, anche in questo caso, era quello di dare sistemazione logica alla molteplicità, alla varietà del teatro shakespeariano, delineando schemi di comprensione che consentissero di immaginarlo coerentemente come un insieme, no? Nella sua totalità. Immancabilmente queste classificazioni sono state tacciate anch'esse di essere troppo rigide, anche se poi sono state utilizzate spesso. E alcune delle osservazioni di Fry sono ormai patrimonio comune della critica, no? Non vengono neanche più attribuite a Fry, sono diventate proverbiali. Fry riteneva che il nodo centrale del teatro di Shakespeare fosse la lotta della parola contro il tempo, un conflitto che vede il linguaggio soccombere nella tragedia, laddove il tempo opprime e la parola nulla può per riportare la giustizia sulla terra, mentre invece vede il linguaggio trionfare nella commedia, laddove proprio attraverso la parola il tempo redime, l'ordine infranto viene ricostituito e gli sforzi dell'eroe sono ricompensati. In Fools of Time, lo studio che Fry dedica alla tragedia elisabettiana, sono distinti in questo senso, nell'opera di Shakespeare e dei suoi contemporanei, tre generi di struttura tragica. Prima di tutto occorre considerare quella che Fry chiamava la tragedia dell'ordine, come si può vedere in Hamlet, in Julius Caesar e in Macbeth, una tragedia che è ispirata alla storia ed è basata sulla caduta dei potenti, no? Quindi ancora una volta la svuota, no? La svuota della fortuna in questo caso, che prima porta in alto e poi fa cadere. Poi c'è la tragedia della passione, che secondo Fry corrisponde alla tragedia dell'amore contrastato, del conflitto tra passione e dovere, o del conflitto tra interessi sociali o personali, come accade in Romeo e Juliet, in Antony e Cleopatra, in Troilus e Cressida e anche nel Coriolano, laddove la passione dominante, no, quella della vendetta e dell'ingratitudine. Proprio la figura di Coriolano ci avvicina a quella che è la terza possibilità del genere tragico messa in luce da Fry, no? Vale a dire la tragedia dell'isolamento, in cui l'eroe si trova isolato dal contesto della società ed è costretto a cercare una propria identità puramente individuale, come nel King Lear, in Otello, nel Timone di Atene. Vedete, un quadro sinottico, molto ampio e anche con una sua coerenza, che, attraverso il quale, insomma, Fry osservava che la tragedia elisabettiana sarebbe caratterizzata dal lasciare lo spettatore solo, nel caos vuoto e desolato dell'esperienza, con tutto il mondo da rimettere insieme. No? E vedeva in un aspetto proprio di tutte le trame di queste tragedie, cioè la morte dell'eroe sulla scena, l'elemento, diciamo, diegetico che porta lo spettatore davanti appunto al caos vuoto di un mondo che è stato abbandonato dalla giustizia. Proprio in questo consisterebbe per Fry la forza del tragico shakespeariano, che mostra
allo spettatore la violenza del tempo che opprime e si appella a lui perché faccia i conti con questo vuoto, con questo allontanarsi dell'essere. Ci dice Fry, le grandi tragedie rappresentano una sfida insistente alle facoltà ricreative dello spettatore, sono un'esperienza che esige di essere non solo recepita, ma interpretata, e ancora una volta il riferimento è alla ricezione, no? Quindi tutto il discorso sulla struttura del testo, poi ha a che fare anche poi con il dialogo ermeneutico, no? Che il testo instaura con il lettore, o in questo caso parlando di teatro, lo spettatore. Al contrario, The Myth of Deliverance è il saggio di Fry che si concentra sulle commedie, o anzi meglio sulle problem comedies, cioè quelle commedie che rappresentano l'anello di congiunzione tra le commedie più tradizionali e i late romances. Per classificare questi problem plays, Fry si concentra sulla struttura, in questo caso, dell'inversione, che corrisponderebbe a diverse forme di agnizione, di riconoscimento, come ad esempio quella susseguente agli espedienti comici del bad trick, cioè dello scambio di persona a letto, che è una tradizione, insomma, della commedia antica e moderna, che è utilizzata anche in varie situazioni da Shakespeare. L'inversione nelle problem comedies può avvenire su vari livelli. In primo luogo può coinvolgere l'azione, come in Measure for Measure, oppure a livello più profondo può riguardare l'energia che muove i personaggi, come nello Swell, o ancora addirittura può rovesciare l'intera percezione della realtà, come in Troilus and Cressida, che Fry presenta anche in questo schema, dopo averla presentata nel libro sulle tragedie, perché ovviamente Troilus and Cressida è una tragicommedia, no? Elementi di entrambi i generi, no? E diciamo, in questo senso, le problem comedies anticipano i romances. Come ha scritto Fry, infatti, nell'esperienza quotidiana, l'azione, l'energia, la realtà sono per noi fenomeni di una vita che avanza verso la morte. E se vederne rappresentata l'inversione nella letteratura, non solo drammatica, non ci può rendere immortali, può però conferire alla nostra fantasia una profondità, una prospettiva in grado di abbracciare altre possibilità. No? E questo è il mito della liberazione a cui allude il titolo del saggio di Fry, che indica un rapporto tra la parola e il tempo opposto rispetto alla tragedia, non più tempo che opprime, ma appunto tempo che redime. L'arte, ci dice Fry, redime il passato separando ciò che in esso vi è di creativo dal violento impulso verso la morte che impronta la storia dell'uomo. Ogni opera d'arte è stata prodotta nella storia, tuttavia conserva una strana qualità di innocenza, e in questa consiste o è strettamente connesso il suo potere di comunicare. Alcuni tra i drammi di Shakespeare, soprattutto all'inizio e alla fine della sua produzione, non trovano, secondo Fry, una perfetta collocazione in questo schema bipartito, no? tempo che opprime e tempo che redime. Per esempio, il Titus Andronicus potrebbe essere annoverato tra le tragedie dell'ordine, ma secondo Fry il suo intreccio è troppo meccanico per renderlo una tragedia a tutti gli effetti. D'altro canto, i testi più tardi, i romances, sono certamente più sofisticati e maturi del Titus Andronicus, però non sono meno riottosi allo schema, perché presentano elementi di entrambe le categorie evidenziate da Fry, no? Sia il tempo che opprime, sia il tempo che redime. Il romance era per Fry il genere perfetto per spiegare la traslazione del mito, in quanto caratterizzato da una grande affinità con la tradizione folclorica. L'immaginario è lo stesso della fiaba, gli eventi narrati spesso non sono plausibili, i personaggi si muovono come mossi da fili, eppure davanti a eventi che non hanno scelto, ma sanno, nonostante tutto, esprimere grande profondità emotiva e dunque fanno sì che il lettore o a teatro lo spettatore si immedesimi con loro. La non verosimiglianza del romance è data da dettagli non credibili,
In Winter's Tale, ad esempio, un personaggio antigono viene inseguito da un orso, insomma, un colpo di teatro, d'altra parte una ripresa dell'archetipo della caccia che confonde il cacciatore e il cacciato, come nel mito di Etteone. Un significato particolare viene poi attribuito ai riferimenti geografici. Nel dramma, questo è uno dei passi più noti, si immagina una fantomatica costa della Boemia che è uno spazio testuale, prima ancora, è più che uno spazio geografico. No? Quindi Boemia, un nome tratto dalla dimensione del lontano, che, lo sappiamo da Benjamin, per definizione è inverificabile, è un lasciapassare della fantasia, ha l'unico scopo di creare una cornice esotica, di aprire uno spazio che non segue insomma, il principio di realtà, ma il principio di piacere. Non c'è plausibilità della trama che lo spettatore accetta così com'è nel romance. Gli eventi si succedono più secondo il principio dell'epoi, che sancisce il piacere del racconto, che quello del da cui, del perché, che deriva invece dal desiderio di capire. Gli eventi sono presentati senza spiegazione e a chi guarda non resta che condividere la meraviglia cui spesso le battute del testo, nel Winter's Tale come negli altri romances, fanno riferimento per giustificare ciò che altrimenti sarebbe mostruoso per la ragione. A un certo punto nel Winter's Tale si dice: ma quello che sta succedendo sembra una favola, no? In un momento assolutamente metateatrale del testo. D'altra parte, se vogliamo tornare allo schema tempo che opprime, tempo che redime, il romance porta su un livello ancora più sofisticato quell'inversione che costituiva il mito della liberazione della commedia. La caratteristica essenziale del romance, infatti, è quello di presentare contemporaneamente i due aspetti dello schema binario già menzionato, dato che inizia come dramma del tempo che opprime e termina come espressione del tempo che redime. The Winter's Tale ha in questo contesto un significato particolare, poiché presenta questo schema nella sua forma più pura, proprio attraverso la successione delle stagioni, prima l'inverno e poi la primavera. Con The Winter's Tale siamo di fronte a quella che Fry ha chiamato una vera e propria commedia mitica. Del resto, il modello del testo è il pandosto di Green, un prose romance che aveva per sottotitolo proprio The Triumph of Time, il trionfo del tempo. Questo trionfo, che non consiste nella vittoria del tempo sulla parola, ma con la parola, insieme alla parola, avviene attraverso una serie di complesse peripezie. Si tratta infatti di un dramma in cui avvenimenti si sviluppano in un arco di tempo lunghissimo, 16 anni, e su uno scacchiere spaziale esteso dalla Sicilia alla Boemia. Queste coordinate spaziali e temporali non vanno pensate nel senso della verosimiglianza, ancora una volta, ma come tipico del romance, nel senso di un immaginario archetipico analogo al ciclo della natura, che secondo Fry, poteva essere riassunto nei due poli del tempo perduto e del tempo ritrovato. Ricorderete la trama, no? Un re geloso, Leonte, accusa la moglie, Ermione, di averla tradita con un sovrano ospite, Polissene, che è costretto alla fuga, mentre la regina è incinta e imprigionata in attesa del responso dell'oracolo. Dopo che la figlia appena nata, perdita, perdita, che dir si voglia, viene abbandonata, l'oracolo scagiona la madre, che tuttavia muore, o meglio, sembra morire di dolore, avendo appreso della morte del primogenito. Questa è la prima parte del dramma che ha una struttura tragica. Nel racconto d'inverno, spiegava Fry, la tragedia della coscienza isolata causata dalla gelosia di Leonte crea, come l'abdicazione di Lear, una terra desolata che si stende dalla Sicilia alla Boemia e si dissolve in un caos di tempesta e di morte. Poi però viene la seconda parte, in cui la bambina, che si è salvata grazie alla pietà di un pastore che a un certo punto dice: tu incroci cose che muoiono, io incrocio cose che nascono, e in questo crocevia, diciamo, presenta il passaggio proprio dalla prima alla seconda parte del testo. Dicevo, la ragazza, la figlia di Leonte, incontra il figlio del
Rea, a cui Leonte ha giurato eterna di amicizia, cioè Polissene, il figlio Floris, durante una festa pastorale. E i due si innamorano, poi tornano alla corte di Leonte, che a quel punto è pentito per la sconsideratezza delle sue azioni. E la ricomparsa della giovane viene accolta come se fosse annunciata la salvazione di un mondo. La felicità poi, al termine del dramma, si lega alla scoperta che una statua che raffigurava la regina morta è in verità la regina stessa rediviva, con un colpo di scena finale che avvicina il romance alla commedia perché sana l'antica frattura della prima parte del testo. Ecco, il passaggio dalla prima alla seconda parte del testo, che corrisponde al passaggio dall'inverno alla primavera, dalla Sicilia alla Boemia, è scandito all'inizio del quarto atto dall'ingresso in scena del tempo, non solo quale coro del dramma, ma nelle parole di Frey, quale arcano organizzatore dell'azione, autentico vice drammaturgo dell'opera. Secondo Frey, tuttavia, l'inversione avviene un attimo prima che entra in scena il tempo, nella terza scena del terzo atto, quando l'ingresso dei pastori produce un cambiamento anche a livello linguistico, cioè si passa dal blank verse alla prosa. E del resto è proprio la festa della tosatura, anticipata non a caso da una tempesta, a rimandare al mito classico di Proserpina restituita, vero archetipo mitico del ciclo della natura, del ciclo delle stagioni, della rinascita della natura, che viene esplicitamente invocata nel dramma. Uno dei più grandi studiosi di Shakespeare, cioè Jonathan Bate, ha scritto in questo senso che il titolo sottinteso del dramma potrebbe essere Waiting for Proserpina, no? Con insomma, un gioco rispetto, no? al Waiting for Godot. E Bate ci dice, qua però Proserpina in qualche modo arriva nella forma appunto di Perdita, perché non siamo di fronte a una tragedia, ma siamo in un romance, quindi poi la primavera rinasce. A proposito di questa concezione della natura e della vita che rinasce, Frey spiega come Shakespeare distinguerebbe tra una visione della natura indifferenziata, come cieca energia in continua metamorfosi, e d'altra parte una natura naturata, vale a dire nella sua forma compiuta, nella sua realizzazione completa. Però ci dice Frey, il Winter's Tale a queste due possibilità della natura ne aggiunge un'altra, cioè la natura naturas, la natura naturante, non solo nel suo cieco divenire, ma come natura effettivamente creatrice. E qua, insomma, si potrebbe discutere di quanto queste idee derivassero, no, da Bruno, che come sapete all'inizio della produzione di Shakespeare si trovava in Inghilterra ed era in contatto con Florio, che poi a sua volta è stato molto importante, no, per la scrittura dei testi di Shakespeare, però tutto questo normalmente sono riferimenti di tipo congetturale. Quello che è più interessante nella definizione dell'opera, secondo Frey, è provare a capire come appunto questo archetipo della natura che rinasce determini i livelli del racconto dell'opera. E Frey ci dice: i tre livelli della natura, cioè la natura come istinto, la natura come forma e la natura creativa, si ritrovano in qualche modo in entrambe le trame che si intrecciano nella storia, nella vicenda del Winter's Tale e che fanno riferimento ai due personaggi femminili della storia. E ne deriva uno schema, come quelli che appunto piacevano a Frey, in questo caso con sei caselle. A livello basso, quello degli istinti, possono essere ascritti gli eventi della prima parte dell'opera, legati alla gelosia distruttiva di Leonte e alle azioni di Autolico, personaggio che rappresenta l'energia irriflessa della natura. A livello intermedio, quello della ragione e della vita associata, c'è il mondo della corte, in cui l'arte è intesa come illusione, e quello dei pastori, in cui la natura si presenta come perfezionabile dall'uomo, ma solo nell'ambito delle sue stesse potenzialità.
il livello più alto, quello della creazione della vita, quello dell'immaginazione creativa, si compone dei due eventi che sono poi quelli risolutivi per la trama, cioè la iniezione della pastorella principessa, che rappresenta il rinascere della natura, e la trasformazione della statua regina, che rappresenta l'unione delle arti e anche le possibilità creative dell'arte. Nel dramma, del resto, sono diverse le allusioni all'arte contemporanea, e tra queste c'è il riferimento esplicito a Giulio Romano, no? Il grande pittore e architetto del Rinascimento italiano, che qui in realtà è presentato come lo scultore che realizza la statua di Ermione. E Giulio Romano è scelto da Shakespeare più probabilmente per l'esotismo del nome che non per una conoscenza approfondita della sua opera. Possiamo dire che viene scelto un po' con la stessa leggerezza con cui viene immaginata la costa della Boemia. Più interessante del suo nome è la descrizione della statua che viene fatta nel dramma. È una descrizione che contesta la riduzione della creatività artistica a mera razionalità. Creare, sembra suggerirci Shakespeare, non consiste solo nel padroneggiare una tecnica, ma nel riprodurre la vita. E del resto, il trattato di poetica più importante di età elisabettiana, cioè The Art of English Poetry di George Patenham, osservava proprio questo, cioè che la differenza tra il poeta e il versificatore sta nel riuscire a creare qualcosa di nuovo, qualcosa di vivo, no? E c'era proprio il paragone tra la creazione artistica e la creazione divina. L'episodio della statua che si risveglia per incontrare la propria figlia, riportata dalla natura, ha dunque una chiara valenza meta-artistica che dà sostanza al livello diegetico dell'immaginazione creatrice. L'espediente ha un'ovvia forza scenica e tra l'altro manca nel Pandosto di Green. L'archetipo, naturalmente, è la Galatea di Pigmalione, così come raccontata nel libro decimo delle Metamorfosi di Ovidio, probabilmente l'autore latino che più ha influenzato Shakespeare. L'affinità tra i due poeti era già stata osservata dai contemporanei, no? Come aveva scritto per esempio Francis Meres, secondo cui l'ingegno dolce e arguto di Ovidio vive nella melodiosa poesia di Shakespeare. E non è un caso, del resto, che nel Winter's Tale il risveglio di Ermione avvenga attraverso la musica. In Ovidio, infatti, la storia dello scultore Pigmalione chiudeva il libro, il decimo libro, che si apriva con Orfeo, in una sorta di intreccio sinestetico tra vista e udito. Se il cantore Orfeo trova nella vista la sua sconfitta, potremmo dire, al contrario, la parola è essenziale nel percorso di animazione della materia dello scultore. E qua l'intreccio sembra prefigurare l'inversione che sarà poi tipica del romance, cioè da una parte l'impossibilità dell'arte di riportare alla vita e alla morte, e dall'altra il sogno di generare la vita attraverso l'arte. Il Winter's Tale ripropone questo stesso immaginario e da questo punto di vista fa parte di quella galassia storie e di testi letterari che Victor Stoichizza ha definito come affetti dal effetto, scusate il gioco di parole, Pigmalione. No? L'effetto Pigmalione sarebbe un motivo iconografico, secondo Stoichizza, che ha attraversato tutta l'arte e la letteratura occidentale. E il tratto essenziale di questo effetto sarebbe proprio nel rappresentare in chiave meta-artistica il significato delle immagini fabbricate dall'uomo, quali dispositivi del desiderio e ricettacolo di potere. L'immagine che prende vita descrive l'atto iconico in quanto interlocuzione tra l'io che guarda e il tu che ne ricambia lo sguardo, rimarcando il potere poietico dell'arte quale analogo della creazione. In Ovidio la metamorfosi seguiva rigidamente le tappe del gradus amoris descritto nella poesia erotica, amorosa, di cui Ovidio stesso era maestro, ed è narrata da una sorta di necessità allitterativa che attraverso la ripetizione dei suoni rende visibile al lettore la progressiva trasformazione dei corpi. La Vergine è d'avorio, non solo perché l'avorio è già di origine organica e dunque serba in sé il ricordo della vita, ma perché in esso c'è il legame con il rossore che lo dimostra vivo.
Ecco, a Shakespeare probabilmente sfuggiva, no, la sottigliezza del riferimento all'avorio, però c'è da dire che il suo testo ripercorre anch'esso le tappe del Gradus Amoris, perché Leonte, nel vedere la donna prendere colore, poi vuole toccarla, baciarla, e quando la statua comincia a muoversi, le viene chiesto di parlare, di raccontare la sua storia, una storia che è inverosimile eppure già da tutti attesa, perché in qualche modo rappresenta l'inveramento finale dell'oracolo, no? della prima parte del testo. Più spesso evocate che parlanti, quasi mere funzioni diegetiche, le due figure femminili del Winter's Tale sono, nei termini di Fry, traslate dalla mitologia. Perdita e Ermione ripetono e riprendono gli archetipi di Proserpina e Galatea. Il parallelo tra le due è dettato da insistite metafore artistiche. Da una parte, per descrivere la bellezza della figlia, la si definisce paragon, un capolavoro, come se la bellezza consistesse in un ideale etereo che avvicina la donna all'immobilità di una statua. Dall'altra parte, il risveglio della statua della madre dipende dalla parola e prende forma, come in Ovidio, con il respiro colore. In un universo di indistinti confini, di identità fluttuanti, la verità si perdeva in Ovidio nella dimensione del gioco e dell'illusione, no? L'usus e l'usio. Anche in Shakespeare il risveglio di Ermione è tutt'altro che ingenuo. Nell'annunciare la falsità della morte, la statua si rivela falsa, e finzione che svela la finzione in una vertiginosa coincidenza di opposti. La verità ancora una volta si presenta come favola, ma questa è esattamente la dinamica del mito, che si appropria del mondo dell'esperienza, trasformandolo in racconto, trasformandolo in favola. La traslazione dal mito alla fiction ha nel dramma la sua immagine più chiara nella sostituzione della preghiera di Pigmalione a Venere, che potremmo definire derivata dal rituale, non un'immagine del rituale, con la voce di Paolina e la musica, che invece rappresentano l'arte. L'idea, insomma, è che tanto la natura quanto l'arte, in un miracoloso equilibrio tra il prima e il dopo la traslazione, possano contribuire a quel mito della liberazione per cui il tempo, alla fine, redime invece di opprimere. E Fry nota in questo senso la presenza di una immagine biblica evidente in tutta l'opera, no? Sotterranea ma riconoscibile in tutta l'opera, in particolare nell'uso insistito da parte di Ermione del termine grace. Se la metamorfosi in Ovidio è generalmente la storia della disgregazione di una metafora, in questo caso invece è generatrice di vita. Di lì a poco The Tempest avrebbe perfezionato questo discorso sull'arte che domina il tempo, ferma la tragedia, permette il romance. The Winter's Tale non ha la stessa chiarezza concettuale, eppure allude ai risvolti mitopoietici della ripartenza della vita, legando, per citare un altro titolo di Fry, creation e recreation, cioè creazione naturale e reinvenzione artistica. L'idea è quella di consegnare a chi guarda la possibilità di un mondo differente, in cui l'ordine viene riportato attraverso la parola. Our Perdita is found, quella che credevamo perduta, è stata ritrovata, no? Così viene detto alla fine del testo. Con il ristabilimento dell'equilibrio il ciclo si chiude e con esso il romance. L'ultima battuta del dramma, da parte di Leonte, è presto andiamo. I personaggi decidono di non perdere altro tempo perché sono passati 16 anni e la vita non aspetta. Io credo invece che sia passata un'ora, e certamente non è stato tempo che redime, spero però almeno che non vi abbia troppo oppresso e vi ringrazio. Beh, grazie mille. Un applauso, insomma, virtuale, senz'altro. È stato un intervento veramente bello e, insomma, invito chi volesse, insomma, segnalare in chat con le manine di Zoom, insomma, per qualche intervento. E lascio senz'altro spazio ai numerosi ospiti, anche se per ora il professor Barbieri vedo
che ha la mano alzata. Sì, posso intervenire intanto un po' così con funzione rompighiaccio, anche se non ce n'è bisogno, sono convinto che poi seguiranno molti quesiti, molte suggestioni. Io volevo soltanto raccogliere a botta calda alcuni spunti che mi sembrano emergere soprattutto dalla prima porzione della tua relazione. La seconda è stata interessantissima perché ci ha mostrato in un caso di studio, insomma, la dimensione operativa, pragmatica del lavoro che si può desumere dall'opera di Frey, ma la prima metà è quella che ha fatto emergere i nodi teorici. Allora volevo provare a formulare pochissime osservazioni suddivise in quattro punti, ma prometto concisione laconica. Allora, innanzitutto un tratto molto significativo mi sembra la prospettiva inglobante, no? L'aspetto onnicomprensivo di Frey. Emerge per esempio con assoluta nettezza la capacità di rimodulare tutte le piegature della nozione di archetipo. C'è l'archetipo narrativo, quello di intreccio della carriera eroica, della costruzione dell'io, quello diciamo che rimanda a uno sfondo iniziatico. C'è naturalmente l'immagine e il simbolo, cioè l'universale psichico, quello che rimanda piuttosto a un immaginario onirico, quindi il costellarsi potente e quasi alchemico, no, di questa immaginazione universale, ma anche vista nelle sue ricadute con relazione all'esperienza letteraria, quindi alla cristallizzazione in una topica, al rapporto con l'orizzonte della ricezione. Insomma, colpisce davvero la capacità, come al solito, di Frey di tenere assieme diverse prospettive. Con una forza che ingloba, credo che tu l'abbia mostrato molto bene, ma credo che non si insista mai abbastanza su questo aspetto, con una capacità anche di rieditare una grande idea eliadiana. Che è molto presente in Frey, cioè l'idea della letteratura come secolarizzazione dell'esperienza religiosa. Lo dico in una formula molto schematica e banalizzante, però credo che sia un elemento molto forte in Frey, cioè questa idea della sopravvivenza laicizzata, secolarizzata e quindi evemeristica in fondo della letteratura, ma dentro la quale resta il bagliore, la traccia degli archetipi che continuano ad agire, continuano ad essere forti, anche con una loro resistenza inerziale alle ricontestualizzazioni che ricevono. Però con un senso molto forte anche della diacronia, come notavi tu, cioè gli archetipi, anche in Eliade questo, perché Eliade viene in genere un po' banalizzato, ma Eliade in realtà, quando ragiona di archetipi, parla di qualcosa di molto plastico, che obbedisce a delle logiche di rideterminazione. Gli archetipi hanno un loro fondamento, diciamo, intatto, che continua a baluginare, irradiare una luce primigenia, però poi vivono nella storia, vivono nei contesti, nelle culture degli uomini e si rivestono di immaginari diversi. Terzo punto che mi ha colpito molto, insomma, e questo era già implicito nelle cose che hai detto, ma anche nel provvidenziale intervento introduttivo di Adone Brandalise. Frey è tutto inscritto in una temperie modernista. Sta dentro un orizzonte che è quello di Fraser, di T.S. Eliot, cioè all'interno di una generazione che vive drammaticamente l'assoluta comprensione del dramma dello sfilacciamento e della distruzione della civiltà europea e ne tenta una ricomposizione per anastilosi. Curtius usa i topoi, Auerbach lavora in modo diverso, Frey lavora con gli archetipi che da molti punti di vista possono essere i mattoncini di recupero di questi materiali tradizionali che, mediante i quali si può tentare la ricomposizione dell'infranto, no? E quindi un ultimo tentativo, probabilmente anche con un certo grado di scetticismo, ma coraggioso e proiettivo, l'ultima scommessa dell'umanesimo occidentale di ritrovare se stesso e una cultura millenaria, il grande amore per la civiltà europea di cui parlava Auerbach. Quindi mi sembra che Frey, coi suoi mezzi, con la sua visione, stia dentro questo orizzonte. Ultimissimo punto, ma è un corollario del precedente. Hai mostrato degli splendidi esempi di quelle visualizzazioni, diciamo, per schemi emblematici, no? Che restituiscono attraverso, diciamo, delle rappresentazioni in bozzetto, in disegno, in schematismi grafici,
delle visioni tassonomiche, ma hai sottolineato opportunamente come ciò non abbia niente a che vedere con un orizzonte, diciamo, strutturalista o semiotico. Questi schemi non parlano con quelli di Lotman o che potremmo trovare in un saggio di Segre, sono vicini piuttosto alla rota Vergili, a certe rappresentazioni che hanno a che vedere con le sistemazioni delle poetiche tradizionali, no? Nelle loro rappresentazioni emblematiche, quasi araldiche, cioè sono i vecchi sistemi simbolici con cui questo straordinario umanista continua a dialogare. Da tutto questo mi sembra venga fuori quello che avete suggerito molto bene tu e Dadone nel vostro discorso, cioè la meravigliosa inattualità di Frey, quello che lo rende così presente, insomma, in chi sa leggerlo con acutezza, e così lontano e caduto in desuetudine per una manualistica più semplificatrice che non ne sa cogliere, diciamo, forse la presenza, la forza e la capacità di testimoniare ancora dentro il nostro presente le istanze di una cultura che manda ancora dei segnali importanti. Sì, poi c'erano le mani alzate di Adrian, che mi ha chiesto di intervenire dopo il professor Susanetti, che vedo anche lì la mano digitale. Sì, ma non so se voleva Luigi, come dire... replicare in qualche modo dal Varo. E... Sì, no, sono d'accordo su tutto, devo dire. Alvaro ha messo in luce gli aspetti molto importanti, soprattutto la questione della vicinanza con Auerbach mi sembra molto interessante, no? Perché sono tra i Auerbach due critici molto diversi per come lavorano, però poi dietro c'è e il fatto di essere in sostanza critici modernisti, no? E fare quello che dicevi tu, di riprovare a costruire una totalità altrimenti franta. E quindi sì, mi trovo d'accordo su tutto quello che hai detto. Sì, no, invece io ho una domanda assolutamente idiota, come sempre. E cioè, ti volevo chiedere questo. Qual è, insomma, alla fine, come dire, di questa esposizione che è stata molto, 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 molto chiara, molto, molto limpida, qual è la tua relazione con questo universo e con questo, diciamo, gioco? Perché chiaramente, come dire, tetadi, triadi, eptadi, che si possono combinare in vario modo, insomma, sono un gioco serissimo, ma appunto sono un gioco che tutto sommato, come dire, più che come categorie, diciamo, di un metodo critico, si rovesciano nell'inverare e nel far riattraversare su piani diversi, con materiali diversi, letteratura compresa, un determinato orizzonte di esperienza e appunto uno sguardo sul mondo, più che, diciamo, forse l'inverso rispetto al quale, come dire, poi molte delle persone che hanno utilizzato Frey, no? Insomma, appunto, ne hanno inteso una modalità forse un po' rigida e tutto sommato anche risibile dell'applicazione, perché appunto è il gioco inverso che conta dal testo letterario al recupero, diciamo, del movimento di tutti questi combinatorio di questi elementi e del ritmo energetico, come dire, che ci sta dietro. Insomma, tu dove ti collochi? Io non sono un grande appassionato di schematizzazioni, in realtà. Infatti io non parlavo di schematizzazioni, parlavo del gioco simbolico. No, certo. Diciamo, infatti nella relazione ho cercato di tenermi fuori dalla ricostruzione di tutti i passaggi argomentativi dell'anatomy, no? Che sono molto complessi e che, come diceva Winsor, poi in altri saggi magari sono ricostruiti in altri modi, no? Credo tuttavia che questo discorso della totalità, no, cui alludeva Alvaro prima, ci faccia pensare ancora a Frey come un autore di cui tener conto. Perché è un gioco, no, quello di rimettere insieme tutte le tessere, ma è un gioco molto serio, no, perché ha a che fare col modo con cui noi guardiamo la letteratura, l'esperienza letteraria nel suo complesso e quindi anche poi il nostro rapporto col mondo nel momento in cui è mediato dalla letteratura.
No, e questo è anche quello che forse non l'ho letta, ma insomma, l'ho solo proiettato, è un passaggio di esetratto di Cesedani, di Frei, per Frei tutti questi discorsi che a noi sembrano lontani in certo modo, no? Dal nostro modo di pensare, in realtà avevano una loro importanza. E tra l'altro poi devo dire, quando poi si va ad applicarli a singoli testi, l'impostazione di Frei fondamentalmente regge. No? Cioè, per esempio il discorso su Shakespeare, adesso magari non è l'autore più citato, ma è chiaro che ha fatto una vulgata critica, no? E le sue tesi sono ancora molto condivisibili. No? E c'è da capire quanto questo derivi dal fatto di essere un grande lettore, quindi di avere una grande erudizione, e da quanto, quindi diciamo, avere la sensibilità, no? per la lettura dei testi, e quanto invece realmente abbia a che fare con questo tentativo di formalizzazione simbolica. In un modo o nell'altro, però, appunto, la critica shakespeariana di Frei è molto interessante ed è tuttora valida, diciamo, no? E quindi sì, guardo queste cose, se vuoi, con il distacco di decenni che sono passati, però anche con la scoperta di tante gemme che ci sono dentro questo autore, questo critico. Non so se ti ho risposto in verità. Sì, mi hai dato una risposta asettica, ma insomma, poteva essere voluta, immagino. Forse a questo proposito si potrebbe... ma se ci sono, Fabio, ci sono delle altre domande? Era Adrian che mi aveva chiesto. Allora la sentiamo prima lui, poi riprendo su questo punto, casomai. No, ma vada, professore, che se deve riprendere il punto è meglio che la conversazione, il dialogo vada avanti. Io posso chiedere dopo senza problemi. Vabbè, vedremo, grazie, allora vedremo di essere rapidi. Ma sulla schematizzazione, provando ad essere il più celere possibile, in realtà si potrebbe quasi essere sedotti da questa ipotesi, che in effetti quello che sembra un tentativo di ingabbiamento dell'orizzonte letterario in una categoresi, in realtà finisca per essere una utilizzazione della dimensione sistematica paradossalmente come metafora poetica. Ed è sostanzialmente come se in un certo senso il nostro utilizzasse, per così dire, la dimensione apparentemente descrittiva e, se mi si passa il termine teologico, catafatica in un certo senso, della costruzione degli schemi, in realtà per riattivare una dimensione simbolica di tipo dinamico, però, fondamentalmente. Sì, al di là del testo stesso. E conseguentemente tentare, per dir così, ma questo è uno slogan, di fare poesia esattamente attraverso ciò che in un certo senso dovrebbe prendere atto della poesia come mero reperto anatomico e quindi autoptico. Ecco, sotto questo profilo, se ho ancora qualche momento, vorrei riprendere allora dal Winter's Tale, perché probabilmente ci consente di cogliere un'altra operazione, che non è certo solo di Frei, ma anche di altri, quella di reperire all'interno di un testo letterario di cui in qualche modo si approfondisca la natura simbolica, una sorta di descrizione, o se vogliamo di epifania, del senso simbolico della propria operazione critica. Come dire, come se in un certo senso Frei proiettasse sul Shakespeare del Winter's Tale quanto in un certo senso vorrebbe essere il senso di ciò che lui fa come critico. E allora in questo senso noi tutti ricordiamo che Paolina, prima di introdurre il Leontes al rapporto con la statua di Ermione, ha una lunga tirata di cui in qualche modo
I critici sottolineano giustamente la portata storico-illocutiva, ovvero sia legata al momento particolare in cui Shakespeare scrive, che è quella in cui Paolina precisa che in ciò che si vedrà non hanno minimamente parti, non ha minimamente parte la magia nera. Ovviamente sappiamo quanto contasse, per così dire, anche come rischio estremo, l'accusa di magia in quei giorni, in quell'epoca in sostanza, ma c'è da un certo punto di vista qualcosa di più. C'è in un certo senso quella sorta di turning point al cuore della nozione rinascimentale di magia, che in un certo senso passa attraverso l'emancipazione della potenza che, di cui la magia è riconoscimento, dalla dimensione infernale del potere, sostanzialmente. Perché non è un caso che, e questa è l'analogia con la tempesta, nel momento in cui la statua si offre a Leontes, ciò che si deve decidere è se è veramente una statua o se è una persona viva. Perché non è affatto detto, come possiamo dire, che sia davvero la persona viva. C'è un'unica cosa che può renderla viva: il fatto che l'amore di Leontes sia di nuovo vivo. Se Leontes non riuscisse a vivere con commozione il rapporto con una statua che sembra viva, la statua resterebbe statua. E quindi, non a caso, come possiamo dire, è solo questo passaggio in cui non c'è nessun potere, perché Paolina non può garantire che questo accada, che in un certo senso riemerge la cara vita. La cara vita. Ecco, ora, da questo punto di vista, allora, ci troviamo, ma chiudo subito, un po' di fronte a questo paradosso su cui prima anche ci si intratteneva. Sembrerebbe che in qualche modo Tolkien, come molti altri personaggi che fanno club idealmente per noi attorno a lui, che prima anche evocavo, in qualche modo pensi di aver trovato una dimensione metastorica del fatto letterario. Ora, in realtà, credo che su questo siamo tutti d'accordo, la dimensione metastorica della letteratura è in realtà un modo per cogliere la grande portata storica di qualcosa che sta accadendo. E una, sostanzialmente, visto che prima è stato citato Freud come fonte non secondaria, anche se non junghiana ovviamente, del rapporto di Freud con la psicanalisi, ricordiamo che per tanti versi, decisivo un po' per tutti costoro, è un trauma che Shakespeare sceneggia meravigliosamente nella sua metapsicologia, sostanzialmente, quello della Prima Guerra Mondiale, in cui in qualche modo si scopre che l'apparente distanza storica dal mondo primitivo può essere la distanza di un secondo. La storia non è la totalità del tempo. La storia non governa il tempo, la storia in qualsiasi momento è lacerata da un tempo che è ad un tempo stesso antichissimo e il presente. Quel vero presente che in un certo senso la dimensione moderna tende sempre a perdere, in qualche modo, a non vivere pienamente. Ecco. Sotto questo profilo non è un caso che questo personaggio, appartato, schivo, quello che si vuole, che costruisce questi sorta di grandi apparati schematici, ma su questo bisogna stare attenti, io vi direi di lui quello che a un tempo mi capitava di dire per Proclo, non bisogna guardare a queste messe in scena come se fossero i millesimati di un condominio, no? Non sono descrizioni di qualcosa, sono gli elementi di un rito. Esatto. Sì, ma era esattamente, perdone, scusami se intervengo, era esattamente quella la provocazione implicita che stavo facendo. No, a lì, perché, come dire, tu giustamente evochi Proclo, ma lì, come dire, è il tentativo, usando quegli schemi, di mettere in movimento. Esattamente. Recuperare il movimento. Ecco, allora, non è un caso che questo personaggio, che appunto sembrava vivere essenzialmente
pensando un mondo altro. Prima avevo nominato Tolkien, no? Ma da un certo punto di vista, quella di Plortum Fry è anche un fantasy, da un certo punto di vista. Certo. In realtà per tutta la vita si sia sbattuto, come nessuno forse di noi farebbe, a occuparsi di didattica e di come dimensione, e diciamo proprio come, ma intesa proprio come dimensione civile, sostanzialmente, che appunto mi sembra sia una controprova di ciò che in un certo senso ti diceva, no? Alla fine tutta la sua operazione è il racconto di una favola che dovrebbe però inserirsi nel tempo presente con la forza del tempo delle favole per una prospettiva che sostanzialmente è quella che ci riconduce alle varie strategie anastilotiche di cui prima, faceva giustamente riferimento Alvaro, insomma, no? Insomma, per dirla con Eliot, con questi frammenti ho rimesso assieme, eccetera, eccetera, no? Ecco. E non è un caso che, visto che siamo, chiudo, alla citazione dalla Terra Desolata, no? Proprio vicino al verso che ho appena grossolanamente citato, stanno due citazioni che sono non a caso. Uno, le Duc d'Aquitaine à la Tour Abolie, letteratura fantastica, e l'altro, Hieronymus Made Again, Geronimo è diventato pazzo di nuovo, insomma. Cioè, De Nerval e Thomas Kidd, insomma, no? Gli elisabettiani e essenzialmente la grande letteratura romantica, insomma. Sì, insomma, a un certo punto, anche se oltre oceano c'è un problema, ecco, questo direi, il problema potrebbe essere detto così, c'è un altro occidente oltre l'Europa. Ecco, nel New England in qualche modo si tenta di mettere assieme qualcosa che in Europa si è rotto, e teniamo presente una cosa, chiudo veramente questa volta, Northrop Frye vive in un'epoca in cui si completa una traslazio imperi, che è quella dell'intelligenza europea verso l'America. Cioè, tutto sommato, durante la sua vita, noi assistiamo, in particolare ovviamente subito prima della Seconda Guerra Mondiale, al travaso di tutta una serie di momenti alti dello spirito europeo che se ne vanno in America. Dove sono lisciati, barba, capelli, qualsiasi cosa, e nello stesso tempo trattati un po' come un sontuoso soprammobile, insomma, no? Si pensi in qualche modo, ad esempio, alla sorte di un personaggio come Leo Strauss, insomma, ad esempio, sotto questo profilo. Vabbè, chiuso, grazie. Sì, non so se voglia intervenire Adrian o se il professor Marfè voglia rispondere ora e poi ad Adrian. Ma sì, insomma, rispondere... Sì, continuare la conversazione. No, son d'accordo. Io cercavo di dire questo. E posso aggiungere una cosa. Proprio nel suo impegno sulla didattica, Frye amava molto la metafora dello scaffolding, che poi è stata, come dire, utilizzata dai pedagogisti, no? In modi di vario tipo, diciamo. Però lo scaffolding sarebbe l'impalcatura, no? E ci presenta lo schema come costruzione, come qualcosa che si sta muovendo e che ci permette di salire, no? E quindi certamente è molto bello anche questo discorso sul fatto che guardando questi schemi non si tratta appunto di capire se la casella corrisponde o no, ma si vede la mente al lavoro. È questo. La mente al lavoro, la mente del critico che lavora sui concetti come il poeta lavora sulle parole, no? Sui versi. E questo chiaramente rende i libri di Frye ancora molto belli da leggere. Ecco, sai una cosa, forse un personaggio di cui lui non si è mai occupato, credo, ma che forse sarebbe interessato, era Giulio Camillo, proprio per questo motivo. Mm-hmm. Sì, certo. Grande creatore di teatro. Teatro. Di teatri immaginali, no? Mm-hmm. Vabbè, scusa. Bene, ci vuole andare Adrian, è giunto il momento. Dopo avrei anch'io un piccolo intervento.
Salve professore, la domanda che volevo fare più che altro è stata introdotta e ben spiegata dai professori Barbieri e Brandalise, ma aveva più che fare sulle mie perplessità con Frey, che già da qualche tempo ho, sulla sua descrizione di archetipo ed altro, perché come hanno detto, come hanno già parlato di meravigliosa temporalità ed eccetera, questo suo categorizzare simmetricamente trascendendo le contingenze storiche, andando proprio su, non so, vedendo nel cosmo shakespeariano il microcosmo di tutto quanto, mi ha sempre sorpreso, specialmente quando ho dovuto leggere un po' di Eliot, quando parlava dei quattro quartetti, fa un diagramma enorme di un paragrafo e mezzo su come si può dividere il poema a metà sul foglio, fare 10.000 cerchi e si vedono l'inferno, il purgatorio e come si separa un po' tutto. Però alla fine chiudere, che all'inizio mi sembrava in un modo estetizzante, semplistico, dicendo che alla fine sta prendendo tutto quanto l'archetipo della Bibbia, specificamente il giardino dell'Eden, e lo sta trasponendo Eliot in quattro quartetti e basta, dopo aver fatto tutti questi suoi cerchi e dire che questo poema è il purgatorio, punto. Quindi sì, un po' come ha detto Brandalise, magari è proprio il fatto che lui non solamente segue il ritmo semantico della prosa, ma quando sta facendo critica letteraria segue un po' quel ritmo oracolare della lirica, magari quello che lui loda, sta provando ad applicarlo con questi giochi magari metaforici dei diagrammi per alla fine dare più senso oracolare. Un mio problema però è lo stesso, mi rimane sul suo archetipo, che come lei ha detto a volte può equivalere al mito, è il fatto che magari è insieme ricorsivo e primordiale, nel senso che si rivede materialmente nella storia e allo stesso tempo la trascende in queste immagini che lui stesso sta provando a riapplicare, ritualizzare dentro le sue stesse critiche. Non so se sia stata sempre quella il suo obiettivo, no? Essere anche lui oracolare, ma magari dopo questa conversazione l'ho capito. Non so cosa ne pensa lei. Sì, allora, la questione sincronia, io direi di usarla con cautela, no? Perché comunque tutto il discorso della traslazione, il discorso vemerista, no? Di cui parlava anche Alvaro prima, e comunque implica una diacronia, no? Implica uno spostamento, no? Cioè quando diciamo che il mito passa alla fiction, significa che c'è una consapevolezza del cambiamento, dello sviluppo, no? Poi certamente io quindi userei più che altro l'idea dell'incrocio, del crocevia tra diacronia e sincronia, no? Ci sono entrambe le categorie. Poi sul fatto che fare a volte può fare disquisizioni molto complesse che poi riportano al punto di partenza, no? Quello forse lei stava cercando di dire. Però forse a volte più che l'arrivo conta anche quello che c'è nel mezzo, no? E possiamo goderci anche quello che c'è nel mezzo, diciamo. Poi è chiaro che se comunque c'è la ricerca dell'archetipo, ci sarà una qualche forma, non dico di identità, ma di riconoscibilità, no? Con qualcosa di precedente che viene più o meno recuperata. Però questo riconoscimento passa attraverso appunto dei passaggi critici che magari non sono così scontati, no? E quindi il fatto che poi si torni indietro insomma, non è forse così importante, no? Non so se ho sì, sì. Spiegato. Ecco. Alla fine si parla di quello che lui magari ha pensato, non si può andare. Più che altro stiamo solo parlando di congetture dal mio punto di vista, invece lei sta dicendo proprio quello che ha scoperto leggendolo meglio di me, quindi ha ragione. No, ma no, quella questione della ragione. E vedo una mano alzata. Prima volevo fare un breve intervento per quanto concerne la chiamiamola didattica o l'attività critica, prendendo qualche riga da pagina 20 della Favole di identità per chiedere appunto una spiegazione. L'arte non tratta la realtà ma il concepibile, e la critica, benché debba avere una sua qualche teoria della concepibilità,
non può mai essere giustificata se tenti di sviluppare, o peggio di postulare, qualsiasi teoria dell'attualità. Ecco, volevo chiedere appunto, secondo Frey, il tempo della critica è l'inattuale per forza, quindi? Poi nicciano o meno, archetipico, ecco, sì, è un sì. Discorso più ampio. E, allora, anche questa è una questione complessa, però direi centrale, no? Per capire anche la posizione civile, diciamo, di Frey, no? Il suo modo di pensare l'insegnamento, la critica, no? E, da un lato lui è molto inattuale, proprio in ogni modo inattuale. Cioè, quando appunto oltreoceano andavano i New Critics, lui fa tutto il contrario. Poi, in maniera non so quanto voluta, c'è questa parola, struttura, che lo potrebbe riportare di moda, e in tutti i modi cerca di chiarire che lui non c'entra niente con quello che si stava facendo in Francia, diciamo. E, quindi ha proprio coltivato l'inattualità. D'altra parte era convinto che il suo ruolo avesse una responsabilità sia appunto nei libri che scriveva, ma anche proprio nelle lezioni che faceva, no? Cioè, l'idea di insegnare fino insomma, alla fine della sua carriera e prendersi carico degli studenti, dell'insegnamento, una cosa che gli piaceva proprio perché lo riteneva importante. Era altrettanto importante il suo, di quello che poi avrebbe scritto. E, è chiaro però che, come dire, questo impegno nella società non è un impegno diretto, potremmo dire che anche qua c'è una forma di traslazione, no? In certo modo. Cioè, occuparsi di testi di secoli passati in realtà è il modo di esprimere la sua funzione di anche di intellettuale, cioè di persona che si impegna nella società. E quindi, tra l'altro, su questo appunto non ho mai apprezzato in realtà poi un certo tipo di scelte direttamente politiche, no? Cioè era insegnante. Però in questo esprime il significato civile della sua azione, no? E poi sulla questione concepibile in realtà lui dice che la letteratura è un ordine di parole e quindi il critico comunque deve occuparsi di quello, no? E parole che poi però fanno riferimento a concetti, a significati, no? Quindi anche un discorso di tipo simbolico. Certamente però il compito del critico comunque è avere a che fare con qualcosa che sta non so se forse c'è qualcuno ecco anch'io in effetti. In ogni caso, insomma, il discorso è un po' questo. Cioè, ci sono anche qua degli aspetti contraddittori, no? La contraddizione caratterizza Frey. Grande consapevolezza del significato civile dell'insegnamento e della scrittura critica, ma d'altra parte rifiuto dell'attualità in quanto tale, no? Cioè proprio il tentativo di coltivare uno spazio secluso, remoto, lontano dall'attualità. E questo come scelta politica, se vogliamo, no? Certo. Molte grazie appunto. Poi c'era Nicolò Dalbello e poi Nicola Perencin che chiedevano la parola. Okay. Beh, buonasera professore, io avrei giusto un paio di domande molto brevi e molto semplici. La prima si richiamava al fatto che tutte le storie sarebbero delle ripetizioni dell'Odissea ed è richiamo alla morte di Cristo, e quindi la storia di ogni uomo ripete quella dell'unico uomo. Mi chiedevo, dietro questa affermazione, effettivamente dove sta allora l'autore all'interno dell'opera? Perché mi ha richiamato alla mente la posizione di Proust per cui un'opera alla fine, se ricordo bene, è il prodotto di un io diverso da quello che si manifesta nelle nostre abitudini e nella realtà sociale. Quindi il momento in cui l'autore compone l'opera, oltrepassa le sue intenzioni coscienti, andando a richiamare magari questi archetipi o queste appunto storie primordiali che comunque si richiamano continuamente. Ma allora è ancora possibile, per così dire, richiamare, per dire alla Legend, uno spazio autobiografico nel complesso di vita dell'autore e opere?
oppure siamo, per così dire, costretti a soggiacere sempre a queste grandi narrazioni che in un modo o nell'altro si riverberano in qualsiasi produzione. La seconda era riguardante il rapporto tra realtà e opera, perché a me la posizione di Freya ha ricordato molto quella di Genet, per cui ovviamente l'opera d'arte attinge dal mondo, ma essendo un discorso diacronico, verticale, una volta che l'opera esiste per sé non richiama più il mondo reale. Mi chiedevo effettivamente dove sta il reale allora per l'opera di Frey? L'opera d'arte è un mondo a sé stante, oppure, secondo la posizione di John Searle, c'è ancora un'orizzontalità, quindi il modo in cui l'autore racconta il mondo nella sua opera è il suo modo di vedere il mondo, e perciò da riverbero in un modo o nell'altro c'è sempre. E spero di essere stato chiaro e la ringrazio. No, allora, le domande sono chiare, le risposte sono un po' complesse. Allora, la questione del rapporto tra archetipi e originalità è una questione enorme, però io non le vedrei in opposizione, no? All'inizio abbiamo citato quel passo di Blake che è costruire il proprio sistema è anche un modo di liberarsi, no? dal dover obbedire ad altri sistemi, no? Quindi il fatto che l'immaginario segua delle forme, degli archetipi, chiamiamoli come vogliamo, non è una limitazione all'originalità poi dell'autore, perché è chiaramente la combinazione, la rielaborazione di questo materiale ha poi a che fare con la differenza tra i grandi scrittori e quelli che non lo sono. E comunque le possibilità di combinazione sono infinite, no? Non vedrei la cosa in opposizione. L'altra questione della realtà. Sì, è vero, no? Cioè, anche qua di questo abbiamo insomma, anche gli interventi prima nella discussione facevano un po' di riferimento a questa cosa. Da un lato Frey sembra parlare di un'autonomia della critica e di un'autonomia della teoria e di un'autonomia della letteratura in quanto sistema, no? Entrambe. Dall'altra parte è chiaro che riferendosi a un immaginario che dura nel tempo, che con tutte le trasformazioni comunque lega l'uomo di oggi all'uomo di secoli, millenni precedenti o a culture diverse, fa riferimento a un modo di pensare la realtà che è quello proprio appunto dell'essere umano e dunque il riferimento al reale c'è. E del resto la vita psichica comunque è una realtà, no? Non è solo il mondo esterno la realtà. Quindi, insomma, in ogni caso Frey certamente non era formalista in riferimento a un'idea del formalismo come un linguaggio che è autonomo in se stesso e non ha nulla a che vedere con il resto del mondo. Questa non era la sua posizione. Non so se le ho risposto, sono stato chiaro. Sì, la ringrazio. Ottimo, vedo un intervento del professor Barbieri, ma prima c'era Nicola Perencin che chiedeva la parola. Grazie, buonasera, grazie professor Marfè per questa comunicazione veramente ricchissima. Io non conoscevo Frey, quindi sono nuovo all'argomento, però in qualche punto del mio lavoro, della mia ricerca di dottorato da poco iniziata, ho avuto anche a che fare con letture o concetti legati agli archetipi, occupandomi in particolare di folklore e della fiaba, delle sopravvivenze del mito classico, elementi di unitarietà con la fiaba. E quindi sì, ho trovato di particolare interesse questa idea di Frey di cercare di ripercorrere le grandi idee della tradizione letteraria riassumendole in pochi punti fondamentali come quelli che sono stati elencati, insomma. E c'è uno snodo concettuale che però non ho capito bene rispetto all'esposizione, cioè detto che insomma anche il mito, l'archetipo coincidono, il mito più come narrazione, l'archetipo come significato, e il fatto che il mito poi venga tradotto in un certo senso nella letteratura, cioè il fatto che l'archetipo sopravviva nella letteratura,
avviene attraverso un'operazione che ha chiamato displacement, questa traslazione, specificando addirittura che si tratta di un principio non metaforico, ma metonimico. E, insomma, nel mio breve lavoro di ricerca svolto fino adesso, mi sono spesso trovato di fronte a delle immagini più o meno archetipiche, chiedendomi, sì, ma con quale tipo di prensibilità euristica si riesce poi ad applicare questo approccio? E così, ricercando, mi sono imbattuto anche in teorie che andavano più nella direzione della metafora, ecco. Una di queste è quella della metafora cognitiva, per esempio, quella di Lakoff, no? Quindi, se da un lato mi sembra che per Fry sia un myths we live by, Lakoff e Johnson propongono più metaphors we live by. E quindi la mia domanda è un po' questa, insomma, a parte se è possibile, ecco, un breve chiarimento sul concetto di displacement, se c'è un rapporto tra queste due possibilità, ecco, vedere più l'archetipo come struttura fondamentale all'interno della narrazione, oppure la metafora, se sono due possibilità antitetiche o complementari. E ancora grazie per una comunicazione che è stata veramente ricchissima e ho fornito tantissimi spunti magnifici. Grazie. Sono io che ringrazio voi di aver avuto la pazienza di ascoltare. Allora, è una, anche qua una questione complessa. Il termine displacement viene utilizzato da Fry spesso, ha una derivazione freudiana, è inteso però in tutt'altro significato. Come vi dicevo, c'è una complicazione legata al fatto che nei libri di Fry tradotti in italiano si usa traslazione, che però nei libri in italiano di Freud è utilizzato per indicare una cosa diversa da quello che Freud intende come displacement, ma comunque importa poco, perché in realtà quello è un uso strumentale, diciamo, della cosa. Traslazione implica uno spostamento, e lo spostamento, quindi, come dire, la questione della contiguità ci porta verso, diciamo, un pensiero metonimico, no? Ma insomma, sì, possiamo anche non usare questa definizione. Certamente, però, come dire, l'identità metaforica che può avere il discorso del mito non funziona più nella fiction, cioè la plausibilità implica, se non, perlomeno un passaggio alla similitudine, no? Quindi una esplicitazione del rapporto di differenza, non può esserci, no? L'identità, no? Con ciò a cui ci si riferisce. Poi, insomma, è chiaro che discorsi legati agli ultimi sviluppi delle scienze cognitive è un qualcosa che non è che si possa, cioè Fry non poteva sapere, no? E quindi i suoi riferimenti sono legati a come erano gli studi sulla mente umana del suo tempo, e in questo, vabbè, molto più di Freud c'è Jung, ci si potrebbe chiedere anche qual è il rapporto eventuale con Lacan, no? Mentre invece è certo che insomma, l'idea di Lakoff mi sembra comunque fare riferimento a un paradigma successivo, diciamo, no? Ecco. Poi sulla definizione di archetipo, mito e dei rapporti reciproci, Fry, come ho cercato di far vedere, da un libro all'altro dà delle definizioni leggermente diverse, e forse non gli interessava neanche tanto arrivare a una definizione così univoca, no? Certamente l'archetipo per lui coinvolge aspetti visivi, quindi la questione dell'immagine, aspetti concettuali, no? Perché dice l'unità minima di significato, e poi anche aspetti di tipo narrativo, e poi di fatto il personaggio in sostanza diventa archetipico, no? E con la trama che è connessa a quel personaggio lì. Poi, per chiarirsi un po' le idee, chiama mito l'aspetto dello sviluppo nel tempo e archetipo l'immagine, no? E questo sia nei diari, nelle parti, diciamo, di preparazione all'anatomy, sia in Fables of Identity.
però proprio nei diari dice di essere invischiato in questa questione, di non cavarne molto. No? C'è quell'espressione di guardare la colla, no? Un'espressione idiomatica, ma fa capire bene che era in difficoltà lui stesso a chiarire questi rapporti, proprio perché l'archetipo apre a questioni enormi, no? Legate al funzionamento della mente, che sono in parte risolte, no? Che non possiamo appunto pensare di definire in maniera esclusivamente razionale. Ecco, insomma. Grazie, grazie molte. Bene, per chi volesse c'è sempre la funzionalità di Zoom con la manina, poi ho visto il professor Barbieri, non so se volesse aggiungere qualcosa a quanto ha scritto in chat, insomma, o se fosse un po' un flusso di coscienza, insomma, dovuto ai vari interventi. Il silenzio, insomma. Era un sottovoce così, non volevo prendere altro tempo, era semplicemente una reazione così a margine di quanto si era detto, alle porzioni tra le più vitali, mi sembra, di questa discussione che si è aggiunta in coda a un intervento molto bello, sollecitante come quello di Luigi. Grazie mille, professore, ma insomma lei è di casa, può intervenire sempre con gran piacere. Intanto vedo una mano alzata di Nicole, prego. Buonasera professor Marfè. Volevo fare una domanda forse troppo ingenua e banale, però almeno avevo sotto gli occhi Benjamin Andrews Knowles e in particolare il saggio sul narratore. E anche in quel caso si parla in altro contesto ovviamente di forme mitiche e diciamo della disgregazione delle forme narrative anche nella modernità. E anche in quel caso però non si parla più di negazione del mito, quindi del fatto che il mito non possa poi perpetrarsi all'interno della tradizione moderna, bensì di trasformazione. E anche lei più volte ha utilizzato trasformazione, quindi il fatto che il mito, anche diciamo nel contesto modernista, non significa distruzione, bensì il suo recupero e la sua trasformazione in diverse forme. E io mi chiedevo che appunto Benjamin definisce che la caratteristica principale della disgregazione moderna è il passaggio da quella che si chiama appunto la narrativa evemerenziale, quindi da un concetto di notizia a un concetto di informazione nei suoi termini. Appunto sto parlando di traduzione, io non so come sia definito in tedesco, poi ci possono essere diverse accezioni. E questo mi ha, senza scomodare Ginsburg ovviamente, mi ha ricordato anche quel famoso interrogativo che De Benedetti traccia nel personaggio uomo, ovvero il fatto che nella modernità vi possa essere o meno il filtro del mito e dell'archetipo. Io mi chiedevo, secondo lei, professor Maffè, è possibile che all'interno della struttura di Frey, che non è una struttura appunto fissa ma una struttura mobile, possa essere questo punto di risoluzione tra un'ottica di disgregazione delle strutture a un'ottica di trasformazione, quindi essenzialmente alla proposizione di un modello di trasformazione e non di fissità, in questo caso della trattazione critica dell'archetipo e del mito in generale. La ringrazio. Sì, no, appunto. Cioè, lì è sempre una dialettica di permanenza e impermanenza, no? Ci sono elementi che stanno da entrambe le parti, perché qualcosa di riconoscibile deve rimanere, se no non siamo più di fronte, no? All'archetipo, però dall'altra parte c'è un passaggio di Frey che dice che gli archetipi, diversamente dai segni, sono mobili, no? Quindi si muovono nel tempo e poi hanno delle loro definizioni in qualche modo, no? A seconda dei testi. Poi appunto sull'uso del mito nella letteratura del modernista, beh, quello è centrale, no? È centrale in Eliot, è centrale in Joyce, è centrale in Pound, e come appunto diceva il professor Brandalise, chiaramente questa è tutta una galassia, una costellazione con cui Frey si confronta, no? Può avere magari
più vicinanza o meno vicinanza con qualcuno, ma certamente la questione del mito per capire il presente che c'è in Eliot, che c'è in Joyce, è qualcosa che ha molto presente anche Fry, che per lui è proprio fondamentale, no? nel suo modo di pensare la letteratura e di pensare la critica archetipica, no? E il mito in questo senso opera, diciamo, quello che diceva all'inizio professor Barbieri, diventa lo strumento di quella critica modernista, in qualche modo, che rappresenta Fry, no? una critica consapevole dell'orizzonte modernista, per un recupero di una totalità a partire da un punto di vista che è anche quello del mito. E mi chiedevo, a proposito di questo, e qual è il ruolo del narratore da questo punto di vista? Perché il narratore non può essere più quel narratore mitico, quindi quel narratore che è Omero, ma è un narratore che è totalmente, diciamo, immerso in un contesto diverso. Quindi come può cambiare nel corso della trattazione degli archetipi? Perché se consideriamo Omero come il fondatore di determinati archetipi, come si pone il narratore, ovviamente diverso da quello che può essere l'autore in questo contesto? Questa è una domanda un po' vaga, diciamo, no? Perché il narratore dipende da quali testi stiamo parlando. Non mi è chiarissima la domanda. Nel senso, come si pone un autore o un narratore rispetto agli archetipi, quindi alla rielaborazione degli archetipi in questo contesto? Ok. Gli archetipi fanno parte comunque del suo immaginario. Non solo un immaginario individuale, ma collettivo, no? E quindi fanno parte anche di uno spazio che ha a che fare con quelli che poi saranno i suoi lettori, no? Con un orizzonte attesa, possiamo dire. E quindi è un rapporto ineludibile. Io non credo, come si diceva prima, non credo che questo sia qualcosa che contrasti con l'originalità poi dell'autore. Anzi, semmai, appunto, gli offre nuove possibilità, no? di combinazione. No, infatti avevo ben presente più che altro l'ambito immaginativo, come l'archetipo lavorasse all'interno dell'immaginazione poi dell'autore, quindi come potesse essere rielaborato da questo punto di vista. La ringrazio. Beh, per chi volesse ancora, siamo rimasti ancora 38 persone, anche se è un po' tardi. Scusa, solo Fabio, infatti, solo per volevo evocarla, perché appunto sul lasciarsi attraversare non c'è nessuno meglio di lei, forse. Che grazie, mi faccio trafiggere con frequenza, sì. In realtà solo un'osservazione, perché entra nell'economia generale del nostro seminario per ciò che riguarda gli archetipi. Ecco, credo che venisse, emergesse con molta precisione da quello che diceva Luigi, ma la cosa riguarda anche altri momenti di questo nostro lavoro. L'archetipo ha questa caratteristica, junghianamente anche, non sta fermo e soprattutto non sta depositato in una sorta di, come possiamo dire, di spazio museale. L'archetipo c'è soltanto quando si muove e il suo moto è sempre un moto di risalita. Questo sia per ciò che riguarda, se pensiamo a Jung, l'archetipo nell'esperienza clinica, cioè l'archetipo c'è quando sostanzialmente finisce per emergere nei sogni, nell'immaginazione del paziente, no? Per usare questa espressione, sia da un punto di vista di attraversamento storico, cioè costantemente dalla sua dimensione metastorica,
l'archetipo costantemente riattraversa dimensioni storiche. Questo crea un aspetto paradossale che prima però era stato messo bene in luce, cioè l'archetipo è fatto di variazioni, ma sono le variazioni che sono il suo percorso di costante ritorno in gioco che costituiscono la sua singolarità. Cioè l'archetipo è quello proprio perché sta mutando. È questa sua continua mutazione che gli dà un'identità. Quindi non abbiamo tanto la permanenza che dà identità, ma il modo di mutare che dà identità. Capisco che così rischia di essere iettatoriamente una descrizione vagamente virale dell'archetipo, però è quanto noi possiamo desumere dalle pagine, ad esempio, junghiane, insomma, no? Che troppo spesso io non ho un amore particolare per Jung, come forse si capisce anche, forse anche per prevalenti suggestioni lacaniane, però Jung va trattato per quello che è. Ed è tutto meno che, come possiamo dire, l'immaginazione di una sorta di deposito di forme rigide, il suo mondo degli archetipi, insomma, no? E questo, tutto sommato, è una cosa che si ripresenta anche per Frey, insomma, no? L'archetipo è quello proprio perché continua a mutare, e la sua identità è la sua mutazione. Dopodiché è ovvio che all'interno di queste mutazioni c'è anche il suo modo di attraversare, in questo caso non lo spazio del paziente, ma lo spazio dell'autore, il quale sostanzialmente può avere con gli archetipi sia un rapporto intellettualistico, cioè se li va a cercare, li rimette in gioco, costruisce un pastiche, costruisce una parodia, eccetera, no? Sia può lasciarsene radicalmente sorprendere. Cioè, come possiamo dire, è una di quelle dinamiche che rendono la letteratura interessante, per cui nello spazio dell'operare di un autore si muove qualcosa che non è la progettazione a freddo da parte dell'autore, no? Cioè, quante volte ce ne hanno parlato tutti sostanzialmente, come possiamo dire, quante volte un autore che come caratterizzazioni ideologiche, politiche, ha una certa fisionomia, finisce per dar voce a qualcosa di completamente diverso, perché nello spazio del suo testo si muove qualcos'altro, insomma, no? Ecco, il gioco degli archetipi è un po' anche questo, insomma, no? Vabbè, insomma, adesso poi... No, ma mi sembrava importante un po' sottolinearlo, perché se no, appunto, c'è il rischio di immaginare l'archetipo come uno schema completo che viene poi spezzettato, alterato, intaccato, integrato con altro. L'archetipo è un movimento metamorfico, in realtà. Vabbè, basta veramente. Grazie molto. Sì, c'era un po' l'eco dell'uomo e i suoi simboli di Jung, e stavo cercando magari un passo di queste mutazioni, ma non mi è disponibile ora perché non lo rispolverò da un po'. Nel Libro Rosso lui dice, no, riflettendo sulla propria esperienza, dar vita a cose antichissime in un'epoca nuova significa creare e, come dire, inverte addirittura gli addendi tra l'archetipo e il presente. Sì. Bene, bene, molto bene. La conversazione fecondissima è stata senz'altro soddisfacente, spero anche per tutti, per me senz'altro. Ancora, se volete intervenire, c'è del tempo, altrimenti l'invito va al 20 di aprile, potrei condividere lo schermo sulla locandina a questo punto. Non ho messo, eccoci qua, dovreste vedere la locandina con il professor Massimo Bonafin, che appunto ora ci sta per fornire un abstract dettagliato sulla figura di Meletinsky, e poi subito dopo con la professoressa Malaguti e la figura di Paul Ricoeur e l'archetipo dinamico. Bene, allora non resta che salutarci, ecco. Bene. Buona Pasqua, a proposito degli archetipi, giusto? Sì, uova, come si suol dire, uova e colombe, due grandi archetipi. Sì.
Grazie a tutti, arrivederci. Arrivederci. Grazie per l'organizzazione. Arrivederci. Grazie a tutti, arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.